Insomma, che Avellino ha trovato? Come ha trovato i ragazzi? In quale condizione? Sono stanchi, si vede. È normale che sia così. Poi nessuno poteva chiedere niente in una partita del genere. Non abbiamo fatto niente, non abbiamo ancora iniziato a imparare le cose. È chiaro che non potevi aspettarti grandi cose, però l'impegno c'è stato, a me mi interessa quello, la voglia anche. Abbiamo tanto lavoro che ci aspetta, perciò bisogna prendere il fatto che non è successo niente a nessuno, che si sono allenati, che hanno messo quasi un tempo per uno nelle gambe, a parte due o tre che hanno fatto qualcosina in più. Cioè, io sono contento che non è successo niente, domani continuiamo a lavorare e andiamo avanti nel nostro percorso. Questo è un altro Avellino sicuramente, perché ha a disposizione già oggi 24 giocatori, compreso un ragazzino come Capone. Perlomeno ti permette di lavorare, ti permette di verificare le tue idee, se vanno bene o se vanno male, perché poi è sempre il campo che decide se va bene o se va male le cose che vogliamo fare. È chiaro che c'è molta più soddisfazione fare un ritiro così che farlo come l'anno scorso, dove c'era una desolazione autentica, perché se erano 5, 5 più 5 uno dello staff, le partitine si potevano fare solo in quella maniera. Perciò dobbiamo portare avanti questo tipo di lavoro e verificare bene certe situazioni, dobbiamo essere bravi a decifrare le nostre cose. No, finora abbiamo fatto tre situazioni di gioco nel 4-3-1-2, 3-5-2 l'abbiamo fatto perché ci è venuto a mancare due giocatori, Aloy e Carriero, sennò tutte e due le squadre erano schierate 4-3-1-2, anche perché se vogliamo portare avanti un certo discorso, il 3-5-2 la base di questa squadra ce l'ha nella testa. Vediamo se riusciamo a migliorarci anche come qualità di gioco o come situazioni. A me mi piace anche vedere terzini che scenda, mi piace anche vedere rischiare qualcosa in più, creare qualcosa in più. La squadra l'anno scorso era molto tosta, molto decisa, molto, però al limite qualche partita non è che eravamo proprio bellissimi. Vediamo se riusciamo a fare risultati giocando anche meglio a calcio. Vediamo. Se no torniamo sulla vecchia strada, che si deve fare? Però è chiaro che ci dobbiamo provare, è chiaro che dobbiamo avere, se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo avere la nostra personalità, la nostra identità, non è che dobbiamo sempre mettersi in una certa maniera per limitare questo e quello. Vorrei vedere un Avellino diverso.